I lampi radio veloci, FRB in sigla, sono eventi straordinari che generano in un millesimo di secondo la stessa energia prodotta dal Sole lungo un intero anno. Grazie al telescopio spaziale Hubble, un nuovo studio ha identificato la sorgente di 5 fast radio burst nei bracci a spirale di altrettante galassie. Siccome questi impulsi radio scompaiono molto rapidamente, i ricercatori hanno difficoltà a stabilire sia il luogo da cui provengono, sia il fenomeno che li origina. Localizzare le galassie in cui queste esplosioni hanno avuto luogo è dunque cruciale per scoprire quale evento astronomico inneschi vampate di tale energia. Le osservazioni di Hubble hanno aiutato a restringere l'elenco delle possibilità. Dal primo scoperto nel 2007 sono stati finora registrati un migliaio di FRB, di cui solamente 15 associati a una specifica galassia. Per alcuni di questi, Hubble è riuscito a scoprire dove, all'interno della propria galassia, si sia originato il lampo. Queste immagini mostrano una varietà di strutture galattiche a spirale, da quelle più avvolte alle più aperte, rivelando come le stelle siano distribuite lungo i bracci. Dalla posizione delle sorgenti di lampi radioveloci, i ricercatori tendono a escludere che all'origine dei brillamenti vi siano morti esplosive di stelle giovani e massicce, oppure alcuni tipi di supernove. Un'altra fonte improbabile di FRB è la fusione di stelle di neutroni, in quanto questi eventi richiedono miliardi di anni e solitamente sono osservati lontano dai bracci a spirale delle galassie più vecchie, che non formano più stelle. I risultati del nuovo studio, secondo gli autori, sarebbero invece compatibili con il modello attualmente più accreditato, secondo il quale i lampi radioveloci verrebbero originati da esplosioni che avvengono su giovani magnetar. Le magnetar sono una particolare categoria di stelle di neutroni, così chiamate perché possiedono un campo magnetico particolarmente forte, il più intenso rintracciabile nell'universo. Sulle magnetar si sviluppano dunque brillamenti e processi magnetici in grado di emettere lampi di luce radio. Ma funziona veramente così? Sebbene i risultati di Hubble siano significativi, la statistica è ancora un po' carente e occorreranno ulteriori osservazioni per individuare meglio i luoghi da cui sorgono i lampi radioveloci e arrivare a comprendere appieno la dinamica di questi baleni enigmatici.